Benvenuto all'onorevole Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie per essere qua. Buonasera. Bonafede indicato nella squadra di governo di Maio come possibile ministro di Grazia e Giustizia. Ha sentito cosa ha detto Di Maio, cosa diceva Di Maio? Da venerdì il centrodestra non esiste più come ipotesi, diciamo, di governo insieme a voi. Ci spiega che cosa è successo invece oggi esattamente? Oggi c'è stata un'altra consultazione ed è successo che è stata un'altra occasione per fare chiarezza su quello che sta accadendo. Il Movimento 5 Stelle dall'istante dopo in cui le prime proiezioni il 4 marzo dicevano che i cittadini avevano chiesto un cambiamento epocale, in tanti l'hanno definito un terremoto politico, ha cominciato a lavorare per settimane, perché nessuno si vorrebbe trovare tra le varie forze politiche in questa situazione. Ci troviamo in questa situazione perché abbiamo una legge elettorale che siamo gli unici a non avere votato, che impone alle forze politiche di aprirsi dopo il voto. Questo lo abbiamo fatto. Stiamo facendo tanti sforzi per portare avanti un dialogo che sia basato non sulle poltrone come eravamo abituati a vedere, ma semplicemente sui temi, su quello che ci chiede la gente di fare. Ecco, oggi c'è stata un'altra tappa di questo percorso. E in questa tappa noi abbiamo ribadito che c'è un'apertura che rimane nei confronti della seconda e della terza forza politica del Paese, e cioè la Lega e il Partito Democratico. Ma rispetto a ieri è cambiato qualcosa? Perché noi abbiamo visto che Salvini oggi annunciava novità sul fronte dei 5 Stelle. Queste novità... Io non posso interpretare il pensiero di Salvini, sì, o le intenzioni di Salvini, però mi interessa chiarire che il Movimento 5 Stelle sta facendo tanti sforzi per dare un governo a questo Paese, perché io durante il giorno vengo fermato continuamente ai cittadini che non mi chiedono di fare lucubrazioni sulla destra, la sinistra, mi dicono dateci un governo, ecco, perché però... noi vi abbiamo fatto una domanda di cambiamento, dateci un governo. Allora noi su questo, mi faccio concludere un attimo. Abbiamo chiarito che con la Lega siamo disposti a ipotizzare un possibile contratto di governo basato sui temi, come avviene in Germania, dove si scrive nero su bianco quello che si fa, benissimo, con quali tempi e come si procede. Bene, la Lega pone un problema, dice ma noi siamo tutto il centrodestra. Ora, noi oggi abbiamo anche detto che in un possibile contratto di governo con la Lega non saremmo ostili o comunque non consideremmo problematico il fatto che Forza Italia e Fratelli d'Italia potrebbero anche votare la fiducia, a favore di quel governo, appoggio la esterno, fiducia, diciamo, un eventuale appoggio esterno. Però abbiamo chiarito che i cittadini ci hanno chiesto il cambiamento e che nel tavolo in cui si firma il contratto di governo non possono esserci quattro soggetti che parlano di tutto e di nulla. Ci deve essere Salvini. Ci deve essere una linearità, perché noi dobbiamo dare, guardi, non è solo il cambiamento, ma un cambiamento stabile. Però, cioè parlare di quello che di quale deve essere la direzione dell'Italia nei prossimi anni. E in questo senso, un conto è stare al tavolo con un interlocutore. Un conto è stare al tavolo con altri, lei lo vede un tavolo in cui parliamo del cambiamento, noi con Salvini, la Meloni e Berlusconi, però non ci crede nessuno. Mi scusi, ma il problema è che è un cambiamento epocale dire noi siamo disponibili a un appoggio esterno di Forza Italia, perché come ricordava Marco da Milano poc'anzi, insomma Alessandro Di Battista, uno dei vostri leader, ha definito Berlusconi il male assoluto. Si possono accettare i voti del male assoluto? Oppure oggi la vera novità è che il male assoluto, Silvio Berlusconi, è diventato un male minore o il male relativo pur di andare al governo? No. Noi dobbiamo affrontare questa fase in maniera seria. Ci sono parlamentari votati dai cittadini italiani. Noi lo abbiamo detto chiaramente, perché il Movimento 5 Stelle è il Movimento 5 Stelle e ha una sua coerenza nei valori e nei comportamenti, soprattutto una coerenza rispetto a quello che abbiamo promesso ai cittadini. Quindi noi abbiamo detto chiaramente non ci sediamo al tavolo con Silvio Berlusconi e direi che siamo i primi negli ultimi 20 anni. Però mi scusi. Però mi faccia dire. Poi
Però mi spiega perché i voti di Verdini facevano schifo e i voti di Berlusconi si possono prendere? No, il punto non era questo. Il punto mi è riferisco che Verdini... alla storia di Renzi e del governo Renzi. Però è un paragone che non regge, perché lei sta parlando di una fase in cui c'era un inciucio vero e proprio, in cui si parlava di poltrone, in cui non si parlava di quello che andava fatto per i cittadini italiani e in cui Verdini era un protagonista del dialogo che allora si venne a creare tra Berlusconi e Renzi. Non lo può paragonare con una rivoluzione di trasparenza che stiamo portando in Italia. Ma quando mai si era visto un candidato premier costantemente facesse video per informare i cittadini sulle interlocuzioni con le altre forze politiche? Insomma, in sostanza, lei mi ha fatto una domanda ben precisa. Io le dico, il male assoluto. Se il male assoluto vi vota, va bene lo stesso. Ma quella è una condotta che non incide sugli argomenti che vengono trattati al tavolo. Lei ha premesso che io sono il candidato ministro della giustizia. Sì. Okay? Sulla giustizia c'è un programma ben preciso. Sulla giustizia si gioca il cambiamento in Italia. Bene, è evidente che con Forza Italia non ci sono punti di connessione sulla giustizia, non è un'opinione personale, è evidente. Potrebbe dire la stessa cosa su una legge sul conflitto di interessi? Certo, assolutamente. Potrebbe dire lo stesso ragionamento, fare lo stesso ragionamento? Assolutamente sì. Quindi voi non guardereste in faccia Berlusconi sul conflitto di interessi che è nel vostro programma? Ma è quello che è accaduto già in occasione delle elezioni delle Camere, in cui è emerso che Silvio Berlusconi voleva dialogare con il Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle ha detto no. Ma ripeto, qui andiamo oltre i discorsi su Silvio Berlusconi che rimangono. Qui si deve pensare a fare le cose dei cittadini. Però c'è Salvini, no? Ora, però aspetti un attimo, perché mi deve fare concludere questo discorso. Se la legge sulla prescrizione che noi presentiamo, va bene? I deputati di Forza Italia decidono di votarli per dare un sostegno alla proposta su cui è d'accordo Matteo Salvini, facessero però pure. Però mi scusi, il voto di fiducia con cui parte presenta alle Camere e lei deve immaginare che c'è una fotografia. Benissimo. In quella fotografia ci sono i deputati di Berlusconi, di Forza Italia, che votano, spingono il bottone e votano la fiducia al governo Di Maio. Benissimo. Quello resta, diciamo, agli atti, no? No. Ed è un voto di fiducia generale che poi... La foto del governo in cui ci sarà il Movimento 5 Stelle sarà la foto di un contratto che per la prima volta viene scritto nero su bianco in Italia e in queste settimane, perché voi avete intitolato questa puntata Muoviamoci, no? Io voglio rassicurare i cittadini italiani sul fatto che con una legge elettorale così è normale che trascorra qualche settimana, però non siamo stati con le mani in mano, siamo stati a lavorare e abbiamo anche dato un incarico al professor Giacinto Della Cananea di costituire un comitato scientifico che sta valutando quali sono le convergenze con il Partito Democratico da una parte e con la Lega dall'altra, in modo tale... non mi deve fare concludere. No, ho capito, però lei mi deve fare domande pure. Mi scusi però, ma io le dico, sto spiegando ai cittadini italiani cosa stiamo facendo. Verranno valutate le convergenze e ci saranno i confronti. Ora, quello che dice lei sul mare assoluto, eccetera, il nostro massimo sforzo poteva essere questo, e dire, se lui vuole votare, che votasse allora pure. Le posso chiedere la cosa? Comunque è chiusa. La questione è chiusa perché Berlusconi voleva stare dentro al governo con voi e invece voi non lo volete. Spazio. Senta, però lei giustamente citava la legge elettorale. Questa legge elettorale impone certe cose. Ma questa legge elettorale non prevede necessariamente che Di Maio faccia il premier di un governo in cui ci siete voi. Ci sono fior di esempi di governi nati col proporzionale in cui in realtà chi faceva il premier non era il leader del partito con più voti. Ecco, oggi la Meloni ha detto Di Maio è ostaggio del suo desiderio di sedere a Palazzo Chigi. Ma quanto è trattabile questa posizione? Quanto è discutibile questa posizione di Di Maio? Lei mi chiede se la legge elettorale impone Luigi Di Maio premier. Ovviamente io le dico no a norma di legge. Però le chiedo, il voto che hanno dato i cittadini il 4 marzo,
impone che finalmente ci sia un Presidente del Consiglio votato dai cittadini e non uno che si trova a passare da lì individuato come figura terza. Cioè quello lo deciderà Mattarella, no? Il Presidente della Repubblica potrebbe farlo. Ci mancherebbe. Nel caso che indicasse un altro, secondo lei sarebbe un vulnus per la democrazia? Non ci sono dubbi. Il punto è che ogni forza politica si assume la responsabilità di leggere il desiderio dei cittadini. E io le dico che non ho dubbi sul fatto che i cittadini, non solo gli 11 milioni che hanno votato anche Luigi Di Maio, sa cosa pensano quelli che hanno votato le altre forze politiche? Dicono, bene, hanno votato Luigi Di Maio, ora voglio vedere Luigi Di Maio all'opera. E questo è il desiderio dei cittadini italiani. Finalmente mettere alla prova chi è stato votato. No, ma questo è importante quello che lei dice, ma quello che io mi domando, Di Maio, per fare la politica che ha in mente, deve per forza fare il Presidente del Consiglio? Perché lui è comunque il leader del partito di maggioranza relativa, lei sa che i leader del partito di maggioranza relativa possono comunque determinare le politiche anche se non sono a Palazzo Chigi. Lo dico perché questo punto rischia di diventare, diciamo, un elemento veramente un punto dirimente, no? Cioè nel momento in cui voi non accettate l'idea che Di Maio non sia il Presidente del Consiglio... No, ma mi creda, non è il punto dirimente e queste prime consultazioni lo dimostrano. Cioè qui c'è una forza politica, noi possiamo continuare a parlare di Luigi Di Maio sì o no, e io gli dico che la posizione è sempre quella, però qui parliamo di una forza politica che sta parlando di tasse, di lotta alla povertà, di aiuti per le famiglie, per le imprese, e che chiede della lotta alla corruzione, e che chiede alle altre forze politiche, avete le vostre idee, nessuno si vorrebbe trovare in questa situazione, scriviamo nero su bianco se può fare l'ambiente, le nuove tecnologie che arrivano da tutto il mondo. Ci può dire delle priorità però, perché lei dice non c'è Berlusconi, ma ci sarebbe Salvini in questo accordo, in questo contratto. E se Salvini alcune delle questioni che voi proponete non le vuole fare, sto pensando appunto al conflitto di interesse o alle prescrizioni, vorrei capire quali sono alcuni punti assolutamente irrinunciabili per voi per poter fare un governo o con Salvini o con il Partito Democratico. Io capisco che lei debba farmi questa domanda, però le devo dire che noi stiamo affrontando questa cosa molto seriamente. Quindi noi in questi giorni ci presenteremo con questa istruttoria che è stata portata avanti dal professor Della Cananea e da questo comitato scientifico e ci confronteremo con le altre forze politiche. Non posso anticipare adesso in questa trasmissione quelli che sono i punti irrinunciabili. Chiaramente però i settori di cui questo contratto dovrà parlare, che dovrà spiegare ai cittadini come vogliamo affrontare i loro problemi, sono quelli che ho enunciato allora, prima. Allora, cerchiamo di capire, è stata una giornata lunga, complicata. Stasera siamo più vicini ad un governo con i 5 Stelle rispetto a ieri? Qual è la sua valutazione complessiva? È stata una giornata di delusioni, una giornata di mancata in cui si sperava qualcosa che non è arrivato? Come la giudica lei questa giornata? Ha rivelato qualcosa che non sapevate? No, ha chiarito un altro piccolo punto, cioè c'è stato uno sforzo in più del Movimento 5 Stelle che però non è stato raccolto dall'altra parte perché comunque implicava la totale esclusione oltre a Salvini come leader della Lega del centrodestra che noi ripetiamo, continuiamo a non considerare un soggetto politico unitario e lo vedono anche gli italiani, tra l'altro non raccontiamo niente di nuovo, già con Monti o già con Letta, Forza Italia e Lega, dopo il voto in cui erano state votate insieme come coalizione, decidono di intraprendere percorsi differenti. Non è niente di nuovo. Onorevole Bonafede, vale per la Lega così come vale per il Partito Democratico. Ogni giorno è come una nube che il giorno dopo il 4 marzo era molto fitta e poi piano piano questa nebbia comincia a diradarsi e a dare una strada. Vediamo qual è questa strada, perché Salvini per esempio dice ci metto la faccia, scendo in campo io. Era capita questa posizione di Salvini? Che vuol dire? Io onestamente non ho capito. Cioè lui vorrebbe l'incarico da parte di Mattarella, però questo significherebbe che l'incarico va a Salvini se glielo desse Mattarella e quindi non più a Di Maio. A quel punto voi non ci stareste più. Quindi guardi, a che gioco sta giocando Salvini? Lei lo ha capito? Sinceramente, sa qual è il disagio che provo?
quello di dover commentare quotidianamente le frasi, le polemiche, i pensieri e le intenzioni. Capisco che è una dichiarazione pesante quella di Salvini. Voi fate questo lavoro, ci mancherebbe ed è giusto che ce lo chiediate. Però mi sembra di far precipitare l'entusiasmo degli italiani che io percepisco per le strade. Gli italiani vogliono un governo, capito? Mi faccio concludere, perché io per le strade sento l'entusiasmo di cittadini che per la prima volta vedono come concreta la possibilità di un cambiamento. E allora far precipitare questo entusiasmo nelle chiacchiere da politica, io non voglio interpretare il pensiero di Salvini, io voglio interpretare i fatti di Salvini. Allora l'apertura c'è stata sui temi. Lui dice sempre che vuole parlare di temi, bene, però tutti dobbiamo assumerci la responsabilità di prendere delle decisioni e di fare scelte importanti. Però il veto su Berlusconi lo fate voi, e finché la situazione è bloccata dovremo parlare di questo anziché dei contenuti, perché non si sa chi governerà. Certo, vede, lei parla di veto, anche questa cosa del veto, anche lì è, io la chiamo lettura minima e ovvia della realtà. Cioè io non so come Salvini possa pensare ad un governo del cambiamento insieme a Silvio Berlusconi. Qui dopo 20 anni ci vuole qualcuno che sappia dire con serenità e senza condanne eccessive o senza discorsi, con serenità, dire no. Ora basta, è finita un'epoca, ne Infatti, comincia un'altra. Di Maio ha detto non posso progettare un governo del cambiamento con Berlusconi. No, lo ha detto in Molise. E con Renzi sì invece? Allora, lì il discorso è differente. Il discorso è differente perché quando noi parliamo di Berlusconi parliamo di Forza Italia, perché Forza Italia si identifica completamente in Berlusconi. E lì, come ho già detto prima, si individuerebbe, l'alternativa dovrebbe essere di sederci al tavolo con Berlusconi e la Meloni e Salvini. Un'alternativa evidentemente impossibile. Il Partito Democratico è un partito, è un interlocutore che sta vivendo un momento di riflessione molto importante al suo interno. Anche lì, fino ad ora ci sono state delle chiusure. Ora, da 2 giorni, sento che qualche esponente del Partito Democratico finalmente parla di temi. Ieri mi pare Martina, ne abbiamo individuato 2 o 3. Ecco, la considero però, un'apertura però, ad posso... un dialogo che noi abbiamo il dovere morale però voi di avete, portare avanti. Voi avete, c'è un problema di con i vari interlocutori. C'è un politici. Problema perché si potrebbe porre, diciamo, se questa questione non va oltre del centro dell'accordo con Salvini, ci si porrà la questione col Partito Democratico. Però il giudizio politico su Renzi è importante, perché voi lo avete dipinto per anni come un clientelare, un incapace, uno colluso con i poteri finanziari. Insomma, l'avete dipinto come il diavolo. Ecco, secondo lei un possibile accordo di governo col Partito Democratico dovrebbe passare da una riabilitazione, una riappacificazione in qualche modo col renzismo, o il suo giudizio sul renzismo è totalmente negativo? Guardi, finiamo col parlare di Renzi, del renzismo. Con questo non voglio negare che esistano delle correnti all'interno del PD, né tantomeno faccio un passo indietro come Movimento 5 Stelle rispetto a tutte le critiche che abbiamo fatto in questi anni. Questo lo voglio dire chiaramente, perché qualcuno comincia a dire però voi dicevate quello che dicevamo, lo confermiamo. Ma attenzione, non è che noi avevamo voglia di attaccare le persone. Noi attaccavamo le politiche che quelle persone attuavano, sia in un caso sia nell'altro. Quindi dovranno rinunciare a tutte le loro politiche per fare un accordo con voi? No. Adesso si trovano 3 forze politiche, Lega, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica, che sono evidentemente alternative a causa della legge elettorale, lo ripetiamo ancora una volta, che tra questi 3 soggetti siamo gli unici a non aver firmato e né votato, si trovano a dover parlare. Allora, in altri tempi cosa succedeva? Ok, vai, mettiamoci insieme, tu cosa mi dai? 2 ministeri, oggi lo fate, te ne do sui 3, temi, perfetto. Sulle questioni. Noi, il contratto alla tedesca, così come è stato chiamato,
È per la prima volta uno strumento che può essere utilizzato in Italia. 300 pagine, 500, ancora dovete scriverle. Insomma. Guardi che stiamo lavorando seriamente. Allora, quindi, si un attimo, perché si confronterà con noi sui temi e ci confronteremo. E poi chiudo con un paio di domande perché c'è un po' il giallo del vostro programma, no? Allora, adesso, subito dopo, arriva il nostro fantastico Stefano Massini e poi però chiariamo una volta per tutte la questione un po' del programma 5 Stelle. Che è già chiara, tra l'altro, ma se vuole però la ribadiamo. Approfittiamo della sua presenza. Non c'è pochissimi problema, minuti, rimanete qua. Allora siamo qui con l'onorevole Bonafede, c'è un po' un giallo sul programma dei 5 Stelle, c'è stato un articolo, un'inchiesta del Foglio che ha ricostruito un po' il programma votato dai vostri militanti rispetto a quello che è stato poi preparato dopo, ma spiegacela rapidamente, Linda. Sì, allora praticamente tutto nasce da questa inchiesta del Foglio di Luciano Capone. In sostanza si dice che il programma del Movimento non sarebbe quello votato dagli iscritti, non sarebbe poi il programma attuale. Di fatto vengono prese due date diciamo indicative, che sono quelle del 2 febbraio e del 7 marzo. Vengono prese queste perché esiste un portale che permette di vedere le modifiche su un sito e ci sono state effettivamente delle modifiche. Non sappiamo se c'è stata una modifica tra queste due date, però il 2 febbraio c'è un programma che è diverso invece il 7 marzo. Il Movimento 5 Stelle ha risposto dicendo che la versione definitiva è stata quella del 21 febbraio, che comunque è diciamo, una versione dopo un'ultima revisione dedicata all'impostazione grafica. Questo è quello che dice il Movimento 5 Stelle. Allora, siamo andati a vederli questi due programmi su alcuni punti specifici e, ad esempio, per quanto riguarda la NATO, si diceva nel vecchio, chiamiamolo così, programma: sottoporremo al Parlamento un'agenda per il disimpegno dell'Italia da tutte le missioni militari della NATO. E poi invece nell'altra versione si dice: si ribadisce l'esigenza di aprire un tavolo di confronto in seno alla NATO, quindi diciamo una posizione un po' più morbida. E poi ad esempio sull'euro ci sono alcuni passaggi in cui si diceva: siamo succubi di una moneta unica, e si parlava di concordare soluzioni alternative all'euro con una revisione radicale dei trattati. Nella versione successiva si dice che il fiscal compact e la regola del 3% sono comunque un freno alla crescita, però non significa abbandonare la moneta unica. Poi ci sono altri passaggi, ad esempio sulla Russia resta fermo, devo dire, in entrambe le versioni la posizione sulle sanzioni, però diciamo c'è in questa prima versione la miopia della politica estera italiana dell'UE e dell'amministrazione Obama, che poi diciamo una critica abbastanza forte che poi dopo in qualche modo non c'è più, viene mitigata con altre parole. Poi ad esempio il programma lavoro è stato abbastanza contestato perché c'era un punto, il punto sui sindacati, in cui si diceva: il Movimento 5 Stelle vuole tagliare gli anacronistici privilegi che nel sistema sindacale hanno contribuito a creare situazioni di casta. È stato tolto e poi è stato reinserito, perché era stato tolto probabilmente per errore, secondo quanto dice il Movimento 5 Stelle. C'era stato un errore materiale, ed è stato reinserito. C'è qualcos'altro? Quindi poi sono stati aggiunti 4 capitoli che prima non c'erano. Quindi diciamo c'è un ammorbidimento che forse non è passato per il voto degli iscritti. No, assolutamente no. Io sinceramente, dagli esempi che mi ha fatto, che sono anche gli esempi citati da questo articolo del Foglio, non ho visto nessuna differenza sostanziale. Ho visto un modo diverso forse di esprimere alcuni concetti, così come è avvenuto per tutte le materie, perché voglio spiegare, per chi se lo fosse dimenticato, che il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che ha permesso ai propri iscritti di votare i punti più importanti del programma che abbiamo presentato poi ai cittadini italiani. Sono orgoglioso di far parte di una forza politica che fa un'operazione di trasparenza e di partecipazione. Però quattro, come questo, mai quattro visto, punti di programma sono visto, stati inseriti ex no, novo. No, mai visto, come no? Mai visto in Italia. Tutti i punti votati dagli iscritti sono tutti stati inseriti nel programma, sia nelle versioni che costantemente venivano aggiunti di nuovi. No, che costantemente venivano aggiornate, sia nella versione poi definitiva a cui si è arrivati il 28 febbraio. Quindi i cittadini italiani ci hanno votato. Era dopo il voto, era comunque dopo il voto, molti mesi dopo il voto degli Ma erano iscritti. Sempre diverse, perché poi si fa un'opera di sintesi anche per permettere ai cittadini di poterlo leggere.
leggere meglio. Vabbè, insomma, voi dite, in ogni caso, voi dite che lo spirito di quelle proposte è rimasto lo stesso. Non è che noi diciamo che lo spirito... I toni sono cambiati obiettivamente, noi abbiamo letti. Noi diciamo, visto che è stato quello che ci siamo detti in tutta l'intervista, che i punti importanti su quello che bisogna fare sono rimasti tutti, non c'è stata nessuna variazione sostanziale del programma del Movimento 5 Stelle, e ci mancherebbe. I cittadini italiani ci hanno votato su un programma che noi rispetteremo e che vogliamo portare avanti, che è stato votato da tutti i nostri comunque iscritti. Noi abbiamo mostrato i nostri cartelli, Linda, ognuno poi si fa le sue idee, insomma, anche leggendo. Però c'è una cosa che le voglio chiedere, due cose finali. Intanto, se il contratto che voi volete votare con Salvini o con il PD, se sarà d'accordo col PD, quello verrà sottoposto al voto degli iscritti? Stiamo verificando. State verificando. Stiamo valutando. E invece, per concludere, il forno con Salvini, che doveva chiudere domani. Ci tengo a dirlo, sono anche argomenti che poi devono passare nell'assemblea del gruppo parlamentare. Quindi mi chiedo un'anticipazione su un punto che ancora non è... Senta, il forno con Salvini doveva chiudere domani, no? Venerdì era l'ultimatum. Lo chiudete domani oppure ci può essere una proroga, lo teniamo aperto sto forno ancora un giorno o due? Guardi, noi non abbiamo fatto nessuna chiusura, perché a questo punto i punti del possibile confronto con Salvini sono molto chiari. È evidente però che se Salvini si incaponisce nel portare al tavolo di quel contratto di programma Berlusconi, se ve lo porta lì, voi chiudete il forno. È evidente che sarà lui a decidere, liberamente e legittimamente, di fare una scelta che vorrà dire: io credo che il cambiamento in Italia si possa raggiungere soltanto con Silvio Berlusconi. Faccia lui, se ritiene di portare avanti. Grazie ad Alfonso Bonafede per essere arrivato qui in una serata complicata da leggere e interpretare. Stefano Massini, tra pochissimo.